Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale una videocamera per videosorveglianza della Reolink Largus 2. È una videocamera che ritengo davvero valida, soprattutto per la completezza diciamo degli accessori dati nella confezione, che dall'applicazione per controllare la videocamera. Tutti i link in descrizione, sia quelli di Amazon per acquistare su Amazon che quelli direttamente del sito Reolink, dove avete anche uno sconto che vi lascio sempre sotto in descrizione se l'acquistate direttamente dal sito. Allora, questa videocamera secondo me è completa, appunto come vi stavo dicendo prima, soprattutto per quanto possiamo andare a regolare l'applicazione in ogni dettaglio delle sue funzioni, appunto per renderla più adatta alle nostre esigenze. In questo caso è la versione con il pannello solare, che è optional, la si può acquistare sia nella versione solo videocamera o anche nella versione con il pannello solare, che permette alla videocamera di essere alimentata praticamente sempre, altrimenti avremo all'interno una batteria ricaricabile che dopo 4, 5, 6 mesi dovremo ricaricare, altrimenti, come vi ho detto prima, pannellino solare e lei è tranquillamente alimentata e quindi ricaricata in continuazione. Questa videocamera allora è un IP65, quindi si può montare tranquillamente all'esterno, non teme né pioggia, non teme la neve, non teme il freddo, non teme assolutamente nulla. Stessa cosa vale per il pannellino solare. Questa Reolink è in grado di registrare video in full HD, quindi una qualità più che buona per essere una videocamera di videosorveglianza, e ovviamente avremo sia la registrazione che la visione in tempo reale di quello che va a inquadrare questa videocamera. E in più, come vi dicevo prima, è davvero completa perché ha addirittura una sirena incorporata, quindi è di per sé già un allarme completo, perché comunque ha rilevatore di movimento, ha modalità notturna, quindi una visione notturna di infrarossi, ha la registrazione su micro SD di quello che sta succedendo quando il rilevatore di movimento rileva appunto dei movimenti, e soprattutto una sirena che ci avverte comunque il malintenzionato che è stato rilevato da una videocamera o comunque da un prodotto di videosorveglianza. Quindi ragazzi, guardiamo all'interno velocemente cosa c'è nella confezione. Allora, la confezione, troviamo questo, diciamo, cartellettina dove all'interno troviamo il manuale di istruzioni e c'è anche la lingua italiana, quindi davvero interessante. Qua abbiamo anche gli adesivi che possiamo andare ad attaccare fuori dalle finestre della nostra abitazione o di qualsiasi parte vogliamo far vedere a chiunque voglia entrare nella nostra abitazione, che è protetta da una telecamera di videosorveglianza. Poi, come vi dicevo prima, librettino col manuale di istruzioni completo e soprattutto con la lingua italiana, dove vi fa vedere anche come appunto associare la videocamera all'applicazione, quindi allo smartphone, che poi è quello che andremo a vedere fra poco, che è una cosa davvero semplicissima. E poi all'interno troviamo subito la videocamera, vedete, bella compatta. Abbiamo qua le batterie che vado subito ad inserire. Qua da parte abbiamo l'ingresso per la micro SD, protetto da questo, diciamo, linguetta di silicone. Poi qua dietro abbiamo la presa per la ricarica delle batterie, che con una micro USB la andiamo a ricaricare, e questo è quello che è la videocamera. Qua sotto abbiamo il primo supporto, questo è un supporto magnetico, quindi potremmo utilizzare questo supporto magnetico o altrimenti usare quello a vite che abbiamo qua, che adesso andiamo a vedere. Quindi abbiamo la scelta anche dei supporti, e poi, essendo comunque una videocamera sia da interno che da esterno, potremmo decidere se questo supporto usarlo come appoggio direttamente su un mobile o fissarlo su un muro se lo usiamo all'interno, perché ovviamente questo con la soluzione a calamita secondo me è più una cosa da interno che da esterno, ovviamente, anche perché altrimenti la videocamera può essere tolta in maniera davvero semplice. Poi troviamo i Fisher per fissarla al muro, troviamo questa cinghia che ci permette di fissare il supporto direttamente, vedete che qua sotto ha questi ritagli qua, il supporto per essere fissato ad un albero, ad un palo, quindi non per forza intorno alla casa, magari abbiamo una pianta in un giardino, in un campo, quindi vogliamo monitorare un'area che non è un'abitazione, magari è un parco, quello che per cui decidiamo che dobbiamo adibire questa
videocamera e la possiamo andare a fissare con questa cinghia appunto a qualsiasi situazione. Questo è il supporto che vi dicevo prima, che possiamo fissare al muro, e qua abbiamo la vite per utilizzare appunto la videocamera avvitandolo direttamente in questo supporto, che è ovviamente la soluzione migliore per l'esterno. Qua allettando qua andiamo a regolarlo, decidiamo di dare l'inclinazione e l'angolazione alla videocamera. Qua abbiamo il cavo di ricarica USB, micro USB, e qua abbiamo un'altra cosa interessante, un guscio in silicone, perché lei è già IP65 di per sé, ma se la mettiamo all'esterno e vogliamo dargli un'ulteriore protezione, qua abbiamo un guscio in silicone che andiamo ad applicarci sopra e protegge ancora di più la videocamera. Quindi una cosa davvero secondo me utile, e appunto quello che vi dicevo prima, che la confezione è davvero completa, perché vedete che un sacco di accessori utili che ci vengono buoni in ogni situazione. Qua poi abbiamo questo accetto che ci permette di fissare la videocamera a supporto magnetico per non fare sganciare la videocamera da supporto magnetico. Quindi se la videocamera è nel supporto magnetico, quindi è facilmente estraibile dal supporto, con questo laccio una volta che si sgancia dal supporto, ma non la si può tirare via in maniera semplice. Però come vi ho detto prima, secondo me all'esterno meglio quello con la vite sicuramente. Quindi questo è quello che abbiamo nella confezione. E adesso voglio farvi vedere la confezione del pannellino solare, nel caso vogliate acquistare anche quello, ma non è obbligatorio averlo ovviamente. Come avete visto, lei è già indipendente di per sé. Quindi qua abbiamo un'altra cartelletta col manuale di istruzione, anche qua sempre anche in italiano, per installare il pannellino solare. Allora, qua una protezione in gomma. E qua abbiamo il pannellino solare, vedete, piccolissimo. Qua abbiamo il supporto da fissare al muro o dove vogliamo. E qua un bel cavo molto lungo che ci permette appunto di andare a mettere questo pannellino dove vogliamo per alimentare questa fantastica videocamera di sorveglianza. Quindi questo ovviamente è quello che abbiamo qua nella confezione del pannellino solare, che vado a spostare. E adesso andiamo a vedere come configurare questa videocamera. Allora, la videocamera da configurare è davvero davvero molto semplice. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a scaricare l'applicazione, quindi andremo nel nostro store, che sia iOS o Android, quindi andremo a cercare Reolink, eccola qua. E questa è l'applicazione che dobbiamo andare a installare, che va a comandare qualsiasi videocamera della Reolink, qualsiasi dispositivo della Reolink. Quindi a questo punto io l'ho già installata, vado a fare apri, dovremo fare il login, quindi dovremo accedere, registrarci e accedere con il nostro username e password che andremo appunto a mettere in fase di registrazione. Quindi una cosa semplicissima, solite cose. A questo punto, una volta che siamo entrati con le nostre credenziali, andremo a fare il più qua in alto a destra, quindi dovremo andare a far leggere al telefono il QR code dietro alla videocamera. Ok, la videocamera è stata rilevata. Facciamo wifi not configured, quindi qua ci dice, ci prega di lanciare l'app, il più ci spiega quello che stiamo facendo, quindi facciamo avanti. Andiamo a inserire la password del nostro wifi di casa. Quindi a questo punto vedete che c'è un video illustrativo che ci fa vedere che dobbiamo far leggere un QR code alla videocamera. Quindi basterà mettere la videocamera di fronte al QR code generato dall'app, e a questo punto vedete collegato in wifi, quindi facciamo seguente. Connessione wifi è riuscita, quindi continuiamo a fare seguente. Ok, vedete che adesso la videocamera sta inquadrando me, anzi mi allontano un po' così mi si vede bene. A questo punto possiamo andare a regolare tutte le funzioni della videocamera. Entriamo nel menu cliccando sull'ingranaggio qua, e quello che vi dicevo è per farvi vedere quanto è completa questa app e quante possibilità di regolazione vi dà, che tante altre videocamere di sorveglianza non vi danno. Allora, qua vi indica la percentuale di batterie che abbiamo, ovviamente qua a che rete internet è collegato, e qua abbiamo display. Possiamo andare a regolare anche la qualità video, potete scegliere tra le varie risoluzioni, decidere, vedete, anche il frame rate. Quindi potremmo andare a impostare un frame rate alto se abbiamo una rete internet performante, un frame rate basso, quindi vedremo che va tutto un po' più a scatti, perché così occupa o meglio ha bisogno di meno rete internet. Quindi un'altra cosa davvero interessante anche questa.
Qua possiamo decidere la rotazione del display, gli hertz della frequenza di aggiornamento del display. Qua possiamo scegliere giorno, notte o lasciare auto. Poi qua possiamo selezionare dove vogliamo la data, quando lei appunto registra per sapere quando è successa la cosa, quindi rimane impressa la data nella registrazione. E qua abbiamo Privacy Mask che permette di andare ad oscurare alcune parti della nostra abitazione, comunque quello che non vogliamo far vedere nel video di registrazione. Da un'altra cosa, secondo me, fighissima, che non tutte ovviamente hanno, anzi, a me non è mai capitato di vederlo nelle videocamere di sorveglianza che mi sono passate fra le mani. Quindi vedete che possiamo andare ad eliminare andando a oscurare appunto delle parti di quello che vogliamo andare a eliminare nell'abitazione o in un locale, quello che è. Poi, un'altra cosa che possiamo andare a decidere è il nome della camera, se vogliamo farlo apparire o meno nella registrazione. Poi usciamo da qua e un'altra cosa interessante è questa, impostazione PIR. Cos'è impostazione PIR? È il rilevamento, del sensore di movimento. Quindi possiamo andare a attivarlo o disattivare il sensore di movimento. Comunque, potremmo utilizzare la videocamera solo per registrare o solo per vedere cosa sta succedendo senza avere il sensore di movimento che ci avvisa nel caso, ci sia appunto un movimento. Poi abbiamo una cosa che è davvero interessante, che è un'altra cosa che mi piace, che tante altre non hanno, che è programma, nel senso che abbiamo la programmazione settimanale, degli orari in cui vogliamo che lei faccia la rilevazione del movimento, nel senso che durante il giorno magari non ci interessa perché siamo in casa, quindi è inutile che lei rilevi e continui a rilevare e avvisarci che siamo noi che la facciamo scattare. Quindi da un determinato orario in poi lei attiverà appunto il sensore di movimento e lo disattiverà ad un determinato orario. Stessa cosa i giorni, magari in settimana lo vogliamo a determinati orari, mentre il sabato e la domenica lo vogliamo in altri orari. Quindi un'altra cosa secondo me davvero interessante è poi la sensibilità. Quindi possiamo andare a decidere la sensibilità del sensore di movimento. Andando a scorrere questa barra graduata, vedete, possiamo andare a decidere la sensibilità del sensore di movimento, ed è un'altra cosa utilissima, soprattutto se abbiamo magari animali o meno che possono passare davanti alla videocamera. Quindi una cosa secondo me davvero utile anche questa. E più un'altra cosa secondo me interessante è questa: riduci falsi allarmi. Attivando, disattivando questa funzione abbiamo la possibilità di ridurre i falsi allarmi, cioè se abbiamo la videocamera posizionata davanti a un albero o davanti a una tenda, comunque qualsiasi cosa che possa muoversi con il vento, attivando questa funzione in teoria lei di fronte a quel tipo di movimento non partirà nella segnalazione di un avviso di movimento, altrimenti continuerebbe a mandare avvisi, suonare senza un perché, ma in realtà il perché appunto non c'è. Poi torniamo indietro, push notification. Cos'è? Le notifiche nel nostro device, quindi nel nostro smartphone o tablet ci arriverà la notifica appunto che la videocamera ha rilevato un movimento. Quindi attivando questa funzione andremo ad attivare le notifiche e lei di fronte a un movimento invierà la notifica al nostro telefono. Quindi proviamo a fare scattare, vedete? Alarm for prova, perché la videocamera l'ho chiamata prova, vedete? Ci avvisa che c'è stato un movimento. Adesso lo faccio riscattare un'altra volta. Ok, cliccando poi su guarda, lei si collega alla videocamera e ci fa vedere appunto direttamente cosa sta succedendo, cioè dalla notifica accediamo direttamente vedendo cosa sta inquadrando la videocamera e perché ha fatto scattare l'allarme. Un'altra cosa secondo me è fighissima, questa dell'avviso con il guarda direttamente nella notifica. Quindi usciamo anche da questo, continuiamo qua email, quindi andando ad inserire la nostra email ci invierà un'email di avviso oltre alla notifica nel cellulare o tablet. Suono allarme, un'altra cosa che come vi ho detto all'inizio video è completa, che c'è anche una suoneria incorporata, quindi un allarme davvero completo. Andando ad attivare suono allarme, se io faccio scattare il sensore, ecco, vedete che lei suona. Ovviamente non è una suoneria potentissima, però è una suoneria che adesso continua a suonare, lo vado a disabilitare. Non è una suoneria potentissima, è una suoneria che avvisa e soprattutto avvisa il malintenzionato che è stato rilevato. Quindi che magari è meglio che non continui a fare quello che sta facendo, perché comunque diciamo che i proprietari dell'abitazione sono stati avvisati che qualcuno sta cercando di entrare nella loro abitazione. E un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, adesso risuonerà.
suono di allarme personalizzato, cioè possiamo andare a personalizzare, vedete, andando a registrare un audio di 5 secondi, potremo andare a registrare, appunto, vedete qua ci fa registrare l'audio, c'è il microfono qua sotto, potremmo andare a registrare un audio che ci permette di avere una suoneria personalizzata, quindi potremmo andare a registrare qualsiasi tipo di suono o voce. Potremmo dire ladro, ti ho beccato, o potremmo fare una suoneria diversa, cioè veramente uno può sbizzarrirsi anche nell'impostare il tipo di allarme sonoro che uno vuole. Poi nella schermata principale abbiamo delle altre regolazioni. Allora, possiamo decidere la qualità video, quindi andando a cliccare qua possiamo avere fluido o 1080p, quindi in base alla rete internet che abbiamo. Se abbiamo una rete internet molto prestazionale, potremmo lasciare 1080, altrimenti mettiamo fluido, quindi lei si imposterà con la risoluzione ideale in base alle caratteristiche della nostra rete internet. Poi cliccando qua su videocamera, lei inizia a registrare. In questo caso sta registrando nello smartphone perché ho fatto partire qua la registrazione, quindi la registrazione, vedete, finisce nello smartphone, quindi l'avremo qua disponibile da condividere o meno. Comunque avremo qua la registrazione. Cliccando su foto, ovviamente scatteremo una foto che finisce sempre nel nostro smartphone. Poi qua a destra abbiamo possibilità di ingrandire l'immagine, vedete, o comunque andare a rimpicciolirla. Poi un'altra cosa che possiamo andare a regolare, se clicchiamo su prova, qua dove io c'è la foto della videocamera, se ci clicchiamo sopra potremo andare a cambiare il nome della videocamera. Abbiamo tutte le informazioni della videocamera, l'IP a cui è collegata, quindi tante informazioni. E poi se usciamo e torniamo nei trattini che abbiamo qua in alto a sinistra, vedete che abbiamo ancora altre informazioni, altre possibilità. Potremmo registrare la videocamera per avere appunto la garanzia e via dicendo nel tempo. Impostazione dispositivo, abbiamo ancora delle altre funzioni che possiamo andare a modificare o meno. Vedete, avvertenze dell'utilizzo della rete cellulare, quindi ci avverte se passa dalla rete wifi alla rete cellulare, quindi sappiamo che non è più connesso alla rete wifi. Quindi vede automaticamente live, cioè all'avvio dell'app viene automaticamente aperta la modalità previa, ma possiamo anche disabilitarlo. Cioè abbiamo veramente, ragazzi, guardate, qualsiasi tipo di regolazione. Come vi ho detto, è super completa l'applicazione, è super completa la videocamera a livello di componentistica all'interno della confezione. E poi qua in basso gli ultimi due tasti che volevo farvi vedere è riproduzione, quindi se clicchiamo qua andremo a riprodurre un qualcosa che abbiamo registrato, mentre se clicchiamo su parla potremo andare a parlare nel nostro smartphone e l'audio uscirà nella videocamera. Quindi parlando nello smartphone, chi è nella posizione in cui c'è la videocamera sentirà quello che gli stiamo dicendo. Quindi, essendo una videocamera di videosorveglianza, ma si può utilizzare per qualsiasi situazione, cioè che può essere anche nel caso ci fossero una camera per bambini dove vogliamo tenere monitorato un bambino che dorme, un bambino che gioca, quindi per parlargli nel caso il bambino si spaventa per qualcosa. Cioè è una videocamera ovviamente che possiamo usare per tutto. Poi in modalità notturna, sempre tanta roba, perché adesso ve la faccio vedere come si vede in modalità notturna. Spengo tutte le luci, aspettate un attimo. Quindi ragazzi, questa è la modalità notturna. Vedete che la mia Canon mi sta riprendendo praticamente poco niente, mi riesce a riprendere appena appena perché c'è la luce del telefono, altrimenti non mi riprenderebbe proprio perché è proprio buio pesto. Mentre vedete che la videocamera qua di fronte a me si vede davvero davvero bene, mi riprende proprio bene anche col buio pesto, quindi l'infrarosso funziona benissimo. Adesso vado a riaccendere le luci perché così è impossibile continuare. Allora, quindi ragazzi, questo è quello che è questa videocamera di sorveglianza, che io vi super consiglio se avete, non avete già un antifurto, volete aggiungerlo a un antifurto, perché lei è totalmente indipendente. Quindi magari avete un antifurto classico, quelli che si usavano fino a qualche anno fa, quindi quei proprio classici antifurti che non erano né wifi né niente, quindi quegli antifurti che la maggior parte delle abitazioni hanno. Si può andare comunque a integrare questo perché rimane indipendente da tutte, a integrare più videocamere, perché ne possiamo mettere quante ne vogliamo, l'applicazione le gestisce tutte, e abbiamo un qualcosa in più perché andiamo a mettere degli avvisi all'esterno ancora prima che qualcuno tenti di toccare la nostra abitazione, che è una cosa che io ho fatto perché preferisco avere un antifurto sia all'interno, un antifurto classico, quello diciamo
che abbiamo parlato fino un attimo fa, ma avere addirittura un qualcosa che mi avvisa ancora prima che qualcuno tocchi le persiane, le tapparelle o quello che abbiamo, le finestre o la porta. Quindi prima di tutto abbiamo un qualcosa che ci avvisa comunque, che suona, che registra e che ci avvisa nello smartphone, che comunque lo smartphone è sempre con noi, quindi la notifica la vediamo sempre. Poi comunque lei suona, è un qualcosa in più da avere secondo me a livello di sicurezza, quindi la si può mettere sia all'interno che all'esterno, che in un giardino, che in un parco, in qualsiasi cosa, in un garage, dove noi vogliamo metterla, la possiamo mettere senza nessunissimo problema, perché comunque basta avere una rete wifi e lei è tranquillamente autonoma. Avete visto che con il pannellino solare la possiamo rendere autonoma anche dal punto di vista dell'alimentazione, ma altrimenti ogni 5 mesi, 4 mesi, quello che è, comunque lei ci avvisa quando la batteria è scarica, la andiamo a ricaricare e lei è pronta a continuare ancora tutto il suo lavoro. Quindi ragazzi, spero che questo video di questa Reolink Argus 2 vi sia piaciuto, spero che vi venga utile, mi raccomando, link in descrizione di Amazon, del sito ufficiale Reolink, con uno sconto se l'acquistate direttamente nel sito. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa Reolink Argus 2 vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per avere offerte tipo queste, coupon sconto in generale, mi raccomando iscrivetevi se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!